Questa è la lettera che abbiamo ricevuto, questi sono i tre fogli, proviamo a leggere qualcosa insieme, alcuni passi, vediamo. Oggi è un giorno fatidico, si sono gettate le basi per la ricostruzione del Partito Comunista Combattente. Con questa nuova offensiva le Brigate Rosse per la ricostruzione del Partito Comunista Combattente riprendono l'iniziativa combattente intervenendo in nodi centrali per lo scontro, per lo sviluppo della guerra di classe di lunga durata. Poi vediamo ancora, occorre quindi organizzare la lotta armata non solo in Italia, costruire l'unità delle forze rivoluzionarie combattenti nell'attacco, organizzare in fronte, lottare insieme, insomma il solito comunicato ai soliti toni. Si dice ancora, vediamo nella seconda pagina, abbiamo colpito e si colpiranno sempre nemici del popolo, colpendolo all'interno di vasti movimenti di lotta. E poi il voto non paga, prendiamo il fucile, l'attacco incessante che in questi ultimi anni la sinistra rivoluzionaria va conducendo all'organizzazione capitalistica del lavoro e del potere ha definitivamente affossato ogni illusione di dare uno sbocco riformista alle crisi di regime. E poi la borghesia utilizza il suo progetto per tutte le forze politiche disponibili sul mercato, nessuno gli fa schifo. Vedete, il documento si conclude, la firma è, la vediamo, quella delle Brigate Rosse. Opporsi al progetto del capitalismo non basta, si dice, i proletari hanno uno Stato, i proletari lo Stato lo subiscono e bisogna quindi ricostruire la lotta armata. Il documento si chiude, le forze rivoluzionarie devono adesso osare combattere, ma combattere armati, perché nessun nemico mai è stato abbattuto con la carta, con la penna o con la voce. A nessun padrone è mai stato tolto il suo potere con il voto. Questa è la lettera che è arrivata, che noi abbiamo ovviamente consegnato alle forze dell'ordine per le necessarie indagini. Diciamo anche invece però che questo è il comunicato che abbiamo ricevuto, ma come andiamo sempre dicendo, noi siamo sull'altra sponda del fiume, noi siamo sulla sponda di chi crede che le cose si cambino con la lotta pacifica e che le cose si possono cambiare, si devono cambiare in questo paese, ma bisogna farlo innanzitutto con il voto e non con le armi.